Siamo sempre a Serino per l'anteprima dei vini rossi campani, chiamata Campania Stories. Oggi, sempre in una giornata grigia e piovosa, abbiamo incontrato Salvatore Vallone di Villa Matilde, una delle più importanti aziende campane che produce ancora il celebre vino Falernum. Siamo con Salvatore Vallone di Villa Matilde. Tu hai una responsabilità grandissima, perché sei in un luogo che i romani avevano detto che da lì venivano i migliori vini che loro bevevano. Il Falerno è sempre stato per loro il vino supremo, il principe dei vini. E tu sei lì a fare il Falerno 2000 anni dopo. Com'è? Ma guarda, come hai detto tu, è una grandissima responsabilità. È un impegno molto bello, è un impegno che la nostra famiglia ha assunto già da due generazioni. Chiaramente quando ci si confronta con un mito dell'enologia mondiale, quale il Falerno, credo che sia l'unico vino prodotto con costanza da ben tre millenni, cioè un arco storico che non ha paragoni in nessun altro territorio a livello mondiale. Chiaramente tutti i confronti con un'eredità pesante, ma dall'altro lato è estremamente vantaggioso operare in queste condizioni proprio perché abbiamo un terreno, un territorio che ha consentito a questo vino di attraversare indenne e con un costante apprezzamento dei mercati e dei consumatori, appunto un arco temporale così lungo. Il segreto dov'è? Il segreto non c'è, il segreto è semplicemente far vino in una zona ad altissima vocazione. I romani non erano per nulla sciocchi, avevano individuato nel territorio che loro avevano definito come Ager Falernus, una zona amplissima, una conca amplissima che è circondata da montagne, da Roccamonfina, dai Monti Arunci, dal Monte Massico e aperta a sud verso il mare, avevano individuato in questo territorio un'area estremamente vocata per una viticoltura di grande qualità. Non per nulla il Falerno è stata la prima DOC della storia. Già i romani, come dicevi prima, avevano individuato con certezza l'areale, la zona di produzione del Falerno e con una concezione estremamente moderna all'interno di questa zona, questa macro zona, avevano individuato delle sottozone più omogenee per caratteristiche pedoclimatiche e con prodotti dalle caratteristiche molto particolari e anche notevolmente diverse fra di loro. Ancora avevano individuato tre livelli, il Falerno austero, il Falerno dolce, il Falerno tenue, a seconda dei punti di terra, dell'altitudine della quale erano ubicate queste vigne. L'austero era nella zona mediana, diciamo media collina, il dolce la zona più vicino al mare, il tenue invece era la parte più alta, quindi anche più fredda dei rilievi montagnosi delle nostre zone. E come dicevo prima, è stato più di un mito, era il vino dei potenti, il vino degli imperatori, dei papi, è stato il vino che il cui nome Falerno, addirittura in alcune civiltà, mi riferisco soprattutto alla civiltà inglese, quindi alla cultura inglese, il termine Falerno era addirittura diventato sinonimo di grande vino. Quando si diceva vuoi un Falerno non si faceva soltanto riferimento a quella tipologia, si faceva riferimento a dire vuoi bere un gran vino? E proprio questo dà un po' la dimensione. In epoca romana Marziale, in suo epigramma, ci diceva, ci raccontava già quanto il Falerno fosse costoso. Lui scriveva in un epigramma: se vuoi bere del buon vino devi pagare 3 sesterzi, se vuoi bere del magico Falerno devi essere pronto a pagare perlomeno 10 sesterzi, cioè 3 volte quello che era la valorizzazione economica di un buon vino dell'epoca. Quindi un vino mito, un vino che però è rimasto saldamente legato al territorio in questi 3 millenni e mio padre, papà che tu hai conosciuto, proprio negli anni 50 iniziò questa sorta di lavoro per riscoprire il Falerno e portarlo a diventare
un vino anche di quest'epoca, di questi nostri giorni. Mia sorella Maria ed io stiamo continuando questo percorso, che è un percorso di esperienze, di conoscenza, ma anche di grande orgoglio e di grande amore per uno dei miti, delle leggende enologiche del sud dell'Italia. Quando hai cominciato a intuire che la strada da seguire era in qualche modo molto legata alla tradizione? Ma guarda, più che un'intuizione è stato, ecco, come dicevamo prima, un confrontarsi con la grande storia del Falerno. Non si poteva snaturare un vitigno, né un territorio, né un vino. Il Falerno nasce, Falerno Rosso nasce da Aglianico per la maggior parte, da Piedi Rosso, un vitigno coltivato nelle nostre zone sin dall'epoca dei Romani. Precedentemente ancora i Greci già coltivavano nelle loro colonie, appunto nel sud dell'Italia, questo vitigno. Quindi dedicarsi alla coltivazione di vitigni autoctoni è stata sicuramente una scelta, ma come dire, una scelta motivata anche e sostenuta da una grandissima tradizione. Un po' il cuore della nostra azienda è rimasto lì, è rimasto nei vitigni autoctoni. Noi coltiviamo solo ed esclusivamente vitigni autoctoni della regione Campania. Peraltro la nostra regione ha un vantaggio enorme rispetto ad altre zone del mondo, anche della stessa Italia. Abbiamo una ricchissima biodiversità, cioè il numero di vitigni che riusciamo ad esprimere in Campania credo che non abbia uguali davvero in altre parti del mondo. Dedicarsi agli autoctoni in queste condizioni è abbastanza semplice, come dire, quasi scontato. Noi ne abbiamo fatto però una sorta di bandiera. Parlare di autoctoni o di antichi vitigni non deve necessariamente significare fare vini vecchi o vini che sono rimasti ancorati al passato. Bisogna ricercare, bisogna studiare questi vitigni in campo ed in cantina per cercare di adeguare il profilo dei nostri prodotti ai tempi moderni, il che non significa snaturarne l'essenza, significa semplicemente cercare di mettere in luce e sviluppare pienamente il potenziale delle nostre uve e del nostro territorio di Falerno. Stessa cosa abbiamo fatto quando poi nel 2000 Villa Matilde ha deciso di aprire una nuova realtà produttiva in provincia di Benevento, o nel 2004 abbiamo costituito questa nuova cantina in provincia di Avellino, la tenuta d'Alta Villa. Da Avellino produciamo greco di tufo, fiano, taurasi, a Benevento i classici Aglianico e Falanghina, vitigni peraltro già utilizzati, anche se in biotipi diversi, nel territorio del Falerno. E anche lì però abbiamo cercato di dare una nostra impostazione, vini di oggi, vini moderni, ma vini magari, ecco, un greco nostro, un greco da monovitigno, proprio per cercare di esaltare le caratteristiche di questo vitigno in quello specifico territorio. Hai trovato difficoltà a comunicare al consumatore queste particolarità o sei stato avvantaggiato da questo lavoro di selezione fatto precedentemente? Ma io ho iniziato questo lavoro 37 anni fa. 37 anni fa, soprattutto in Italia, nel sud dell'Italia, non si aveva nemmeno la percezione che da noi si potessero produrre vini di qualità. Si era completamente dimenticato quanto potessero essere buoni, interessanti, tipici, ammalianti i vini delle nostre terre. Anche in Campania, a Napoli, da noi, nei ristoranti si beveva Pinot Grigio, Soave Bolla, Chianti, e c'era veramente una minimale presenza dei vini della Campania, uno o due etichette al massimo. È stato molto difficile far capire in Italia e nel resto del mondo che anche nel sud, anche nelle nostre zone, si potevano produrre vini con un grandissimo passato, ma soprattutto con un presente assolutamente interessante, vini moderni, vini contemporanei che potessero esprimere un carattere di diversità comparato con prodotti di altre zone. E come dire, abbiamo un po' usato come le navi rompighiaccio, no? Siamo prima
creati una piccola fessura, poi pian piano abbiamo cercato di allargarlo. Ricordo che quando ero ragazzo vedevo come un mito, proprio irraggiungibile, la possibilità di riuscire a produrre 100.000 bottiglie, rappresentavano una sorta di punto di arrivo entusiasmante che aveva sempre un po' motivato mia sorella Merida e me, cioè quando faremo 100.000 bottiglie saremo grandi produttori. Oggi, come dire, le cose sono molto cambiate, 100.000 bottiglie sono state raggiunte da tempo, cerchiamo di lavorare però con lo stesso entusiasmo, con la stessa passione, sia in vigna e in cantina, ma anche poi sul mercato, perché nonostante i tempi siano cambiati, ma ancora c'è tantissimo da fare per comunicare i vini della nostra regione. Un greco e un fiano forse sono più noti di un falerno oggi sicuramente, ma anche un greco e un fiano, un falerno, un falanghino, un aglianico meritano grandi attenzioni, perché ci sono fasce larghissime di consumatori che non ne hanno mai sentito parlare, non si sono mai avvicinati ad un bicchiere di questa tipologia di vino. Quindi c'è un lavoro ancora importante da fare, anche potenziale di crescita di queste zone in termini proprio di potenziale produttivo del vigneto casertano, del vigneto di Falerno, del vigneto avellinese, è ancora abbastanza inesplorato. Noi potremmo crescere molto senza piantare ancora una vite in più nelle nostre province. Villa Matilde di per sé è un'azienda agricola, quindi ogni bottiglia che produce nasce esclusivamente dalle uve raccolte nei vigneti aziendali, sia in provincia di Caserta, in provincia di Avellino e in provincia di Benevento, proprio perché abbiamo scelto di seguire tutta l'evoluzione di un prodotto e la costruzione e la creazione del vino, dal grappolo alla bottiglia. Quindi i nostri passi di crescita sono sempre passi lenti, legati alla necessità di impiantare un nuovo vigneto, farlo crescere, portarlo in produzione, cominciare a raccogliere le uve, fare esperienza su quel territorio. Quindi aumentare le produzioni è un processo che si fa, si persegue in Villa Matilde, ma sempre con molta calma, con molta riflessione su tutti gli sviluppi che possono e che devono essere fatti. Quali pensi possono essere gli sviluppi del tuo lavoro, viste anche un po' le difficoltà che ha il mercato italiano, mentre invece si sta allargando tantissimo il mercato straniero, i diversi e nuovi paesi consumatori? Ti spaventa un po' questa questione? No, diciamo che mi spaventa la situazione attuale in Italia, anche se un'azienda che ha sempre lavorato con attenzione, con rispetto del consumatore, del mercato, senza fare grandi voli pindarici, soprattutto in termini di marketing o di evoluzione dei prezzi, oggi, come abbiamo sempre cercato di fare noi, oggi anche sul mercato un po' sofferente come quello italiano, continua a mantenere i propri obiettivi e anche a crescere poco, sicuramente non a crescere. I mercati esteri sono sempre stati interessanti. Prima, quando parlavamo di avvio delle nostre commercializzazioni, non ho detto che Villa Matilde è nata prima nei mercati di esportazione e dopo sul mercato nazionale, proprio perché all'estero siamo tutti italiani, dalle Alpi a Pantelleria, e quindi si ha una disponibilità verso il prodotto italiano che magari è meno regionalizzata. Poi dall'estero siamo passati in Italia con grande soddisfazione peraltro, ma continuiamo a lavorare su tutti i mercati esteri. L'estero sicuramente sta in questo momento in trend, anche se non è che nel mondo occidentale ci siano comunque mercati euforici. I nuovi mercati come Brasile, Cina, Russia, ecco, il Brasile e la Russia già sono realtà più consolidate. Cina ed India sono mercati che potremmo definire in uno stadio ancora iniziale, non voglio usare un termine negativo che potrebbe essere primordiale, ma sicuramente tutto è da costruire l'immagine del vino in sé, l'immagine del vino italiano, e all'interno poi del vino italiano creare delle nicchie di mercato, quindi c'è tanto da fare anche lì, però insomma le energie non ci mancano, in azienda abbiamo giovani generazioni che devono essere pronte fra poco per darci l'aiuto e il rincalzo proprio per proseguire in questa attività. La squadra Villa Matilde come è composta adesso? Guarda, io probabilmente a 55 anni sono uno dei più vecchi. Siamo riusciti a mettere insieme un gruppo di giovani appassionati in campagna, in cantina. Il nostro enologo Fabio Generelli ha da poco compiuto i 30 anni e lavora con noi da 10 anni. Ci avvaliamo dell'aiuto e della consulenza di Riccardo Cotarella, uno dei grandi maestri dell'enologia mondiale, ma
siamo sempre noi presenti sul pezzo, vigna e cantina. Anche perché crediamo che sicuramente la testa di un'azienda è un elemento importante e insostituibile, però è lo staff, è il gruppo che ti consente di raggiungere determinati risultati, non come essere una persona all'interno di un'azienda, anche insomma, non grande ma nemmeno piccolissima, che può riuscire a raggiungere certi obiettivi. Di conseguenza o si lavora nella consapevolezza tutti che la qualità è qualcosa che si riesce, qualità con la Q maiuscola, si riesce a raggiungere soltanto se tutti collaborano, tutti collaboriamo ad un progetto che abbiamo scelto, che abbiamo condiviso e che insieme vogliamo perseguire, o altrimenti diventa difficile. Ripeto, abbiamo una fortuna, non siamo un'area nella quale non abbiamo giovani che vogliono lavorare in campagna, anzi c'è una riscoperta, c'è un ritorno delle giovani generazioni al mondo dell'agricoltura e dell'enologia e della viticoltura in particolare. Quindi in questo momento incrociamo le dita, ma insomma possiamo esserci abbastanza soddisfatti dei nostri collaboratori. Bene, oggi hai presentato la tua zona ai giornalisti che sono convenuti qua in Campania per la presentazione delle nuove annate. Domani mattina cosa fai per la tua azienda? Ma domani mattina sarò per prima cosa alle 6 in vigna, come tutte le mattine, ormai da molti molti anni, insieme ai ragazzi che stanno lavorando appunto nei vigneti. Perché, e questa è una cosa che, nonostante ci sia il gruppo, ci sia un lavoro di gruppo importante, ma Mariaide ed io siamo un po' onnipresenti, un termine napoletano, siamo trasiticci, cioè vogliamo seguire in prima persona tante cose, non farle, però essere presenti in tutte, anche le piccole scelte, vogliamo essere consapevoli di quello che si fa. Anche perché siamo noi, il vino nasce dall'insieme di, la differenza tra il vino di un'azienda e di un'altra nello stesso territorio, nasce da quelle centinaia di piccole scelte che nel corso della vita di una vigna e di un vino, dalla fase della raccolta alla fase dell'impianto stesso del vigneto, la fase della raccolta, la fermentazione e la vinificazione, noi siamo chiamati a fare. E il vino può raccontare effettivamente gli uomini che ci sono dietro, la loro sensibilità, la loro cultura, soltanto se poi quegli uomini davvero partecipano a questo processo decisionale. Alla fine il vino finirà un po' per assomigliare a loro. Io conosco dei cari amici matti come dei cavalli, produttori di vino, e i vini che fanno sono assolutamente fuori di testa, come lo sono anche loro, particolarissimi, ma raccontano anche gli uomini e il modo di fare delle persone che poi materialmente hanno partecipato a questo processo creativo. Bene, grazie, ti faccio tanti auguri, a presto. Grazie Gigi, sei stato gentilissimo.